si ritrae Ruva Rendeni, parte la Coppa di Milano 2015. Romanza Font prova a mantenere la corda, ma dall'esterno sono molto veloci sia Miguel WWF che Raindu Zac che insistono all'esterno. Romanza Font però prova a mantenere la figura di dentro, ne vengono fuori 200 in 12 e mezzo. Oggi ci sono partenze a tutta. Romanza Font ancora all'interno, mantiene i piedini, Raindu Zac insiste. Ma ormai Ale Gocciadoro ha deciso di mantenere la testa. Miguel WWF ha ripreso in mano, è andato a sistemarsi terzo. 400 proibitivi in 27 con Raindu Zac che ha fatto spendere quello che non si può spendere a Romanza Font. Poi Miguel WWF bene lungo la corda. Potenza OM che però è coperta da Radio Wise. I 600 in 40 spaccato. 27 e mezzo anche dopo lo strappo. Misura veramente pazzesca, Radio Wise non perde tempo, punta dritto e ovviamente vuole sfondare. Romanza deve sostenere un altro attacco e non sarà semplice farlo. 56 gli 800. Radio Wise invece si mette lì di fianco a Romanza Font che è già richiesta. Robby Andreghetti tutto in mano, aspetta il momento propizio per dare l'attacco. Potenza OM deve trovare la destra libera, cosa che per adesso non ha. Siamo al chilometro in 1:10 e 8 con Radio Wise che insiste su Romanza Font. Numero Ancora la 4, forza di ribattere, squalificato. siamo sull'ultima curva con Radio Wise che copre Romanza, poi Miguel, poi Raindu Zac, Potenza OM che non sa dove andare in terza ruota, prova Severino. Radio Wise sta già passando ovviamente dopo un parziale in 29-3. Romanza è già stata eroica a reggere fino qui. Radio Wise stacca, aveva già fatto vedere la penultima a Milano di che pasta era fatto, l'ha fatto vedere in batteria, adesso affronta la retta con una quindicina di metri di margine. Roberto Andreghetti sembra ancora controllare senza chiedere nulla. Radio Wise che stacca nel finale, vedremo il tempo conclusivo, potrebbe venire fuori un ciocco, forse un record. Potenza OM finalmente si è liberata, viene a conquistare la seconda piazza. Radio Wise ha stravinto la Coppa di Milano 2015, 29-4 l'arrivo, 1:54 mezzo rotolo, 1:11 mezzo la media, niente record perché a Roberto non interessava nulla farlo e in retta si è limitato a controllare dopo quei 600 in 40 che forse quelli sono un record per una.